la principale ragione che ha portato il legislatore a promuovere una educazione stradale all'interno della più ampia educazione civica, della formazione del cittadino, della formazione del miglioramento dell'uomo sociale, nella sua comprensione della condivisione di alcuni ambienti, primo fra tutti quello della circolazione, rientra questo progetto della Regione Lombardia con l'appoggio dell'Ufficio Scolastico Regionale di Milano per la Lombardia e realizzato dall'Istituto Superiore Falcone di Gallarate. Abbiamo già trattato in altri video tutta una serie di questioni che però hanno un nucleo di base, quello culturale, quello educativo. Non si pongono queste attività come un duplicato dell'esame e dell'istruzione per la patente di guida, perché lì si tratta di un fatto meramente pratico, di una risposta ad un quiz. In questa attività le istituzioni coinvolte vogliono soprattutto imprimere, permeare di cultura stradale la persona che è sulla strada circola, praticamente tutti. Ecco che la comprensione è un fenomeno di condivisione dove non devono esserci abusi stradali. E l'abuso significa un uso eccessivo, eccessivo al punto tale da non consentire il pari uso degli altri. Una prevaricazione, una prepotenza, un'arroganza, una furberia, una furbizia, un modo di appropriarsi del bene pubblico che è la strada per un uso prettamente individuale, egoistico in qualche modo. La strada è di tutti. La strada serve per la circolazione e quindi non possono essere tollerati atteggiamenti prevaricanti, abusivi, irregolari, dal rumore insopportabile alla mancata precedenza o al mancato rispetto del segnale di arresto. O peggio ancora, l'eccesso della velocità, che è la causa più frequente degli incidenti. Ora, parlando proprio di incidenti, in questa annotazione di oggi, possiamo mettere il dito su un aspetto mancato di interesse. La complicazione che avviene in caso di sinistro stradale. Bene, da un lato abbiamo visto ci sono sanzioni amministrative, interviene il codice della strada e quindi interviene l'autorità che irroga una sanzione punitiva per l'aver violato la norma del codice della strada. Dall'altro lato ci sono le norme di carattere civile e le norme di carattere penale. Le norme di carattere civile sono prevalentemente quelle risarcitorie del danno che si è provocato. Immaginiamoci una collisione tra autoveicoli. Le norme di carattere penale sono quei casi di particolare gravità dove, ad esempio, alla collisione è subentrata anche un fatto lesivo della persona altrui, la morte o le lesioni personali talmente gravi da essere superiori a 40 giorni di guarigione. A quel punto scattano norme penali in modo automatico. Colui che ha provocato l'incidente viene fatto oggetto di tutta una serie di ripercussioni e di reazioni dell'ordinamento giuridico, oltre che quelle del danneggiato. Allora, restiamo un attimo nell'ambito dell'aspetto civile. Nell'ambito dell'aspetto civile, il soggetto che subisce un danno avrà un'azione nei confronti di colui che l'ha provocata, quindi dell'investitore, e per esso investitore anche nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo che guidava il conducente nel momento in cui ha provocato il danno. E quindi sarà risarcito dall'assicurazione del veicolo. Attenzione, attenzione ad un aspetto che molti sottovalutano. L'assicurazione ha diritto di rivalsa nei confronti di colui che ha provocato il sinistro. Quindi non è vero che in modo così disinvolto chi ha provocato il sinistro dice tanto paga l'assicurazione. Assolutamente no. Attenti, perché l'assicurazione può chiedere la restituzione, o meglio il rimborso di quanto ha dovuto pagare a causa
di quel sinistro di cui è colpevole. E possono essere cifre, somme ingenti. Immaginate un'azione superiore a 40 giorni per una persona, o immaginatevi anche il caso di morte. Quindi trattiamo di sinistri dalle decine alla centinaia di migliaia di euro, che il trasgressore della norma, cioè colui che ha provocato il sinistro, può vedersi costretto a rimborsare se li ha all'assicurazione. Ma il se li ha non è un limite, perché una norma del codice civile stabilisce che il debitore, quindi in questo caso l'investitore, assolve le proprie obbligazioni pecuniarie con i propri beni presenti e futuri. Quindi rimarrà debitore per l'eternità. Ecco che questo aspetto, che è quasi sempre sottovalutato, è un aspetto di terrificante conseguenza. L'esortazione alla prudenza nella guida, e vale anche per l'essersi messo alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o sotto l'effetto di un tasso alcolico superiore alla norma. Ricordiamo che comunque è vietato mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Ma l'aver provocato incidente ed essere risultato positivo al tasso alcolemico, al rilievo del tasso alcolemico, per gradazione superiore a tutta una serie di parametri fissati dalla legge, fa ricadere sul soggetto in stato di ebbrezza tutta una serie di conseguenze, che quindi sono quelle del codice della strada, quelle del codice civile, che vengono assolte in primo aspetto dall'assicurazione, ma poi l'assicurazione le chiede indietro, e quelle del codice penale. Ecco che tutte queste serie di conseguenze non vanno sottovalutate come fenomeno dissuasivo, come fenomeno deterrente all'assumere sostanze stupefacenti o alcolici prima di mettersi alla guida, ma che non possono dimenticare la vera cultura che dovrebbe derivare dall'educazione stradale, e che è quella che prevede la prudenza in ogni caso e la sicurezza di sé e degli altri. In questa ottica, assunta questa ottica, tutto il resto, cioè tutte le sanzioni, vengono come secondarie. L'io impersonale guida in modo corretto, prudente e rispettoso delle regole, a prescindere, indipendentemente da quelle che potrebbero essere le sanzioni che provoca, perché ha capito che l'uso della strada, l'uso prima ancora che l'utilità della strada, è suo così come è di tutti. E ricordiamo infine tutta una serie di norme che impongono sanzioni accessorie, quindi non è soltanto la multa, che sarebbe sanzione amministrativa, come abbiamo già detto, ma è anche ad esempio il ritiro per la sospensione o la revoca della patente, e anche il sequestro dell'autoveicolo, e anche, peggio ancora, una pena detentiva oltre alla pena pecuniaria. Tutto questo ordinamento punitivo è un ordinamento che ha ragione di essere nel momento in cui si viola la norma, e non avrebbe ragione di essere e non ha nulla da temere colui che nella norma si comporta entro quei limiti imposti, che sono limiti non costrittivi, non coercitivi, non penalizzanti, sono limiti di comprensione di un fenomeno sociale dove ognuno è sulla strada perché ci stiano anche gli altri.